Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, con l'Epistolario, il volume numero 1. Per leggervi un passaggio di una lettera che risale, pensate un po', al 1913. Padre Pio si trovava a Pietrelcina, a casa sua, nella sua terra natale. Una strana malattia lo costringeva a stare fuori dal convento. E Padre Pio, questo giovane sacerdote, ormai quasi da 3 anni, racconta quello che gli accadeva. Mio carissimo padre, scrive a Padre Benedetto, quanto è vero che il silenzio degli altri sulla propria incertezza è dolorosissimo. Io per una dura esperienza ne comprendo la giustezza tutta del vostro sì duro lamento, ma non mi accusate senza prima avermi ascoltato. Si trattava del silenzio con cui Padre Pio a volte non scriveva al suo padre spirituale e Padre Benedetto glielo faceva presente e lui poi spiegava il perché. Le vostre paterne lamentazioni sono state per il mio cuore come tante saette, perché dovete sapere che allorché lo spirito si trova alquanto sospeso, teme fino l'ombra di una canna che si muove. Per la locuzione del Signore al vostro riguardo non voglio riferirvi il resto, perché so del male che avrebbevi arrecato nello spirito. Ma già che voi mi ordinaste che l'avessi compiuta, volli fare la prova a riferirvi il resto, ma il Signore, che si serve anche di quei cosacci per impedire il male, volle questa volta appunto servirsi di costoro, perciò fare. Allora ne feci la prova varie ed altre volte, e quegli apostati impuri sempre mi hanno violentato. Ne ho mosso lamento a Gesù, e questi mi ha severamente aggredito, fortemente mi ha fatto intendere che lui ha dovuto servirsi appunto di quei suoi nemici per impedire che i suoi ordini non venissero trasgrediti da questo meschinello. E poiché io, alquanto stizzito, gli ho detto che dovevo ubbidire, perché era un superiore che mi comandava, lui, senza offendersi punto di questa risposta un po' risentita, mostrandomi un dolce sorriso, disse: «Lo vuoi? Mi ha detto figlio mio. Provatici, te ne do licenza. Non avrai più violenza dai demoni». Lieto di avergli strappato questo permesso, mi metto a tavolino quindi a scrivere. Ma che la chiara locuzione che si viva la tenevo scolpita nella mente mi si è allontanata del tutto da essa, da non ricordarmi più nulla. Allora sospettai, sebbene l'animo che si manteneva tranquillo mi avesse detto il contrario, che fosse anche questo un giochetto dei brutti demoni. Abbandonai il proposito allora di scrivere, mi alzo, mi metto a passeggiare per la stanza. Cosa strana, la locuzione è lì scolpita chiaramente nella mia mente, mi seguo nuovamente, prendo la penna per scrivere ed il fenomeno mi si ripete. Esasperato per questo, allora cado in ginocchio dinanzi ad un'immagine del Sacratissimo Cuore di Gesù, struggendomi tutto in lacrime ed in lamenti del dolce Signore, perché aveva permesso a quei cosacci non solo di violentarmi nuovamente, ma ancora di ingannarmi. Sospettavo, scrive Padre Pio, che il permesso avutone di provare a scrivere fosse stato un inganno nel male spirito, ma Gesù mi è apparso di nuovo e mi ha detto: «Non temere, io sono quello stesso che ti è apparso poco innanzi e che ti ho parlato di provarti a scrivere. Come mai tu hai potuto sospettare della verità? Quando imparerai a distinguere la voce del tuo padre e del tuo sposo?» E queste parole, scriveva Padre Pio, sono state sufficienti a dissipare in un subito ogni timore. L'anima gode una pace indescrivibile, poiché Gesù continuò: «Sono io che ho agito questa volta nella tua mente per farti intendere che tu nulla puoi quando ti proibisco di fare qualcosa. E adesso non oserai il trasgredire i miei ordini. Riferisci al padre tuo fedelmente tutto quello che ti è andato svolgendo in te. Egli non oserà più imporri di terminare la mia locuzione. A lui gli basta quel che per ordine tu gli trascrivesti». «State tranquillo», allora scrive Padre Pio al suo padre spirituale: «Padre mio, calmate le vostre ansie, il vostro spirito, poiché tengo a dichiararvi che ho tutti i buoni motivi per credere che siete ben accetto al Signore».